Volevo parlarti. Se sei venuto per mettermi nei casini, sappi che ne ho abbastanza dei miei. Ho saputo dei tuoi casini. Chi te l'ha detto? Me ne hanno parlato. Sei in macchina? Te l'ha detto che lavoravo qua. Lele. Lele. È da quella notte che non lo vedo. Ma non scrive più su quel giornale. No, adesso lavora per il comune. In cineteca, però ha una malattia, una brutta malattia, sta male. Allora perché sei venuto? Se non avessi saputo di Lele avrei aspettato ancora. Per cosa? Per cercare te e gli altri. Per fare. Quanto ti ha dato quello quella sera per collaborare con lui? Cazzo te ne frega, è acqua passata. Un terzo. E te li sei sputanati tutti. Ma dai, ero pieno di debiti, dai, dai. Perché adesso come stai? Uguale, solo che vai avanti indietro col carcere. Come lo sai? Come lo sanno tutti. Sì, adesso peggio di prima, sì. Credo di essere l'unico bianco in questo paese che lavora per dei neri. Lo sai che ero convinto che mio Dio abbia morte? Però lo sapevo che un giorno o l'altro ti saresti ripresentato e... Infatti sono qui. Senti, Franco, se sei venuto per vendicarti, è inutile che ti chieda un prestito. Beh, inutile. Un prestito a te non te lo fa nessuno. Ecco. C'è un'altra possibilità, però. Cosa? Un anticipo sulla vincita. Sei pazzo. Quella partita non è ancora finita. No, tu sei pazzo.